Dottoressa, il titolo del libro è Il malessere sociale, la dipendenza da internet. Perché ha voluto scrivere questo volume? Semplicemente perché mi piacerebbe riuscire ad avvicinare il mondo degli adulti a quello dei ragazzi, perché gli adulti sono un punto di riferimento importante per gli adolescenti, soprattutto nella fase di crescita, quando hanno bisogno quindi di avere una guida da emulare, una guida che li conduca in questo percorso difficile della costruzione della propria identità, della propria personalità, perché possano non perdersi quindi nei meandri del mondo virtuale che internet riesce ad aprire. Com'è possibile tutelare i bambini, i minori dai rischi del web? Ma innanzitutto il web in sé non è un pericolo, la cosa davvero importante è rimanere adulti presenti, sia dando delle regole, sia insegnando loro che il computer, le tecnologie sono degli strumenti, è possibile usare dei metodi per tutelare la privacy, per esempio, che è una delle cose che i bambini e gli adolescenti stentano a comprendere. Quindi in sintesi compiere il proprio ruolo di educatori anche in questo caso, a partire da un fatto che i bambini e i ragazzi sono nativi digitali. In primo luogo qui da noi abbiamo ancora un grosso gap generazionale, dobbiamo imparare noi ad usare questi strumenti, forse solo così potremmo garantirci nel compito di essere custodi della sicurezza anche dei nostri figli. Qual è il ruolo delle classiche istituzioni come la famiglia, la chiesa nell'educazione dei bambini? Ricordiamo che queste istituzioni sono fortemente in crisi oggi. Ha detto bene lei, sono delle istituzioni in crisi, con invece un ruolo fortemente fondamentale ed importante, il che sta a significare che per esempio un testo tipo quello di Anna Civita serve a riorientarli in un contesto come quello attuale che disorienta, perché molte volte non si conoscono i problemi. I ragazzi con il disagio, i disagi nascono da una serie di prospettive, un disagio molto personale, molto vissuto, dettato da una società dominata dall'incertezza. E quindi usano tutti gli strumenti, in questo caso può essere internet, possono essere le tecnologie, solo per manifestarlo, solo che molte volte questo disagio, ecco, dà adito ad una serie di elementi che vanno ascoltati, vanno visti, compresi, ascoltati e combattuti. Quindi la famiglia ha oggi il compito di essere continuamente in educazione, in formazione, in informazione e poter così fronteggiare le grandi difficoltà nei riguardi. Si trova. Sindaco, la presentazione di questo libro dimostra la vicinanza a temi quali la tutela per i minori. Sì, credo che sia una pubblicazione importante perché sviluppa e approfondisce un tema che è di grande attualità, la dipendenza da internet, che in questo momento colpisce non solo i minori, però in un'ottica di comparazione dell'utilizzo credo che i minori siano quelli maggiormente esposti a questo rischio, a questo pericolo. E chiaramente proiettando questa dipendenza nel futuro è evidente che bisogna sempre di più parlarne, approfondire certe tematiche, soprattutto certe conoscenze, per evitare che si possano produrre danni per il futuro proprio alle nuove generazioni.